Andiamo con il titolo nel mirino della settimana, insomma, Allianz, ci buttiamo in campo assicurativo. Due domande a questo punto, perché Allianz e perché hai scelto il settore assicurativo, Enrico? Dunque, ho scelto il settore assicurativo perché è un settore tendenzialmente abbastanza difensivo, che offre in una fase di risalita dei tassi la possibilità di beneficiare di questa cosa, perché chiaramente l'abbiamo detto varie volte, Manuela, le assicurazioni magari erogano prodotti di investimento, di risparmio, pensionistici e con tassi in salita questi prodotti restituiscono ai loro clienti appunto dei ritorni più interessanti. Quindi nel medio periodo potrebbe essere un motivo, un driver. Ho scelto Allianz perché è il titolo più importante in Europa, insieme a AXA e Generali, la nostra Generali, ed ho scelto Allianz perché è estremamente solido, insomma, gestisce 2.000 miliardi di dollari, se non ricordo male. Ha un fatturato di 150 miliardi di dollari, super patrimonializzato. E poi infine, ma ovviamente non da ultimo, l'ho scelto per ragioni di analisi tecnica, un titolo che ha pagato Dazio più del suo indice e quindi potrebbe a breve risvegliarsi. E quindi se vuoi possiamo cominciare a vedere i dati Sì, in assolutamente sì. Allora, perdonami, daily o weekly, Enrico? trading. E l'idea, Emanuela, daily. Partiamo dal daily, ok? Vediamo il grafico daily. Eccolo qui, intanto cominciamo a raccontarlo. Prego, Enrico. Eh sì, allora il grafico daily evidenzia come dai massimi di fine anno, così come ha fatto l'indice Dax, Allianz sia entrata in un canale ribassista che ho evidenziato con le due trend line tratteggiate, sostanzialmente è passata da 235 euro ai 160 di adesso, quindi è un titolo che ha perso circa il 40%, quindi più dell'indice. Il movimento ribassista è, secondo me, pulito, netto, visibile anche all'occhio di un trader non esperto, come altrettanto visibile il supporto statico, quindi quello orizzontale che è evidenziato dalle due frecce rosse, che innanzitutto dobbiamo dire non è lontano, perché più o meno si tratta di un 8-9%, e con la volatilità di questo periodo basterebbero 3 giornate in rosso per attivarci. Ed è un Sì. supporto molto importante perché era stato fatto alla fine del 2021, quindi chiude un ciclo annuale, in parole povere, ed è un supporto importante perché cifra tonda, soglia psicologica a 150 euro. Quindi direi che Allianz dai 230, prenderla a 150 in ottica di portafoglio, potrebbe essere un qualcosa di molto molto interessante. E ancora di più, passando al grafico con il time frame superiore, quindi il weekly, si evidenzia come 150 euro siano un livello supportivo non solo della durata annuale, ma addirittura di una durata decennale, perché dai minimi del metà 2011 abbiamo la trend line, in questo caso dinamica, ossia diagonale, che mostra come aveste fatto supporto nel 2020 e come si è raggiunto adesso. Per la terza volta la testerebbe, quindi avremmo questo supporto oltre a quello statico visto sul grafico daily. Quindi un'area importantissima. Il trend di lunghissimo periodo resta rialzista, perché era a 60 dollari nel 2012, ha fatto i 2,35, quindi 150 secondo me. Li vedremo e da lì potrebbe ben rimbalzare. Quindi, come dici tu, mettiamo Allianz in watch list. Ok, ecco, solo ancora una precisazione, l'hai già detto, titolo difensivo in questo momento è domanda rivolta a te, Enrico, è preferibile guardare titoli difensivi? Poi chiaramente con sempre una certa diversificazione, ma insomma sono titoli che possono aiutarci un po' di più? Possono aiutarci un po' di più perché quando la volatilità è molto alta, se tu hai volatilità in salita, ossia con indici in salita, ne vai a beneficiare. Se hai volatilità quando il prezzo scende, quindi l'indice della paura, il VIX, va sopra 30, come tu ci hai ben evidenziato in tuo articolo, in quel caso avere un titolo difensivo fa sì che se l'indice perde 5, tu magari perdi 2,5, quindi se hai il cosiddetto beta,
appunto il rapporto della volatilità tra l'asset e l'indice di riferimento, un beta inferiore a 1. Titoli come Allianz, come in generale, pur non essendo i classici titoli anticiclici, quindi alimentari e utility, sono titoli, tra virgolette, se mi passa il termine, un po' più calmini rispetto al loro indice di riferimento. Noi pensiamo a Generali, a un titolo monster, eppure tante volte non ha quell'appeal come UniCredit o Intesa che andiamo sempre a vedere perché sono più volatili. La Certo. gente tante volte non ce lo chiedono, eppure è un titolo che si potrebbe comprare UniCredit, Intesa e il Parlamento insieme. Sono titoli storici, in generale del 1831. Allianz del 1890. Allianz, ripeto, gestisce 2000 miliardi, cioè la Germania adesso ha stanziato 200 miliardi per la sua crisi energetica, caro bollette, da sola Allianz ne gestisce 2000, cioè 10 volte tanto. Quindi rendiamoci conto di che stiamo parlando. Ok, d'accordo, allora l'ha detto anche Enrico, comunque Allianz entra nella nostra watch list, nel titolo del mirino di questa settimana, troverete poi questo contributo sul nostro canale YouTube.